alla sicurezza sul lavoro con un hashtag lavorare in sicurezza. Stamattina, buongiorno Regione, è venuto a trovarci in studio Raffaele Guariniello. Il magistrato si è occupato di grandi casi che hanno fatto la storia delle morti bianche nella nostra regione, come Thyssen ed Eternit. L'ha intervistato Roberto Rotondo. Rivediamolo insieme. 3 morti e mezzo al giorno in Italia, 60 morti in Piemonte dall'inizio del 2019, sono numeri da guerra civile. Ecco, ma perché si continua a morire secondo lei? Ma qualcuno dice, beh, cambiamo le leggi, ma, o aumentiamo le pene, ma sono tutti discorsi fuorvianti, inutili. Qui noi dobbiamo metterci in testa che ci vogliono gli ispettori che vanno in fabbrica, nei cantieri. A me capita di andare in giro per tutto il paese e io vedo zone in cui gli ispettori ce n'è uno. E poi gli chiedi, ma lei riesce a fare tutte le aziende? Certo. Ma per carità. Come può agire la magistratura per migliorare, diciamo, la repressione del fenomeno? Beh, la magistratura è fondamentale, però anche qui se tu vai in giro per il paese ci sono zone del nostro paese in cui i processi penali in materia di infortuni proprio non si fanno. Vediamo proprio il caso Thyssen, cioè voi riusciste ad arrivare alla condanna in Cassazione entro i 3 anni, 2 anni e mezzo più o meno, perché? Il fatto è che se tu crei un gruppo specializzato in materia di sicurezza sul lavoro, è chiaro che quando capita un evento del genere non sei all'inizio della scoperta della materia, sai già dove muoverti. Allora noi abbiamo fatto le indagini sulla ThyssenKrupp in 2 mesi e mezzo. Perché avevate una competenza. E allora qual è il segreto? Forte. Questa esperienza di Torino va estesa su tutto il territorio nazionale.